Venezia, vederla così sembra galleggiare e invece posa sul fango della palude lagunare. Palazzi, chiese, campanili, come mai non sprofondano sotto il loro peso in quel fango che era pronto ad inghiottirli per sempre? Si sa, Venezia non sprofonda perché posa sulle palafitte, milioni e milioni di tronchi di albero conficcati in profondità sul fango. Pensate che venivano usati più di 10 pali per ogni metro quadrato di superficie. E questo ci fa capire che per permettere l'edificazione di Venezia sono state usate intere foreste di alberi. Ma come facevano i veneziani a trasportare intere foreste in laguna? Sarebbe stato sicuramente un grosso problema se i veneziani non avessero, come sempre hanno fatto nel corso della loro lunghissima storia, avuto la spontanea collaborazione della stessa natura, che metteva, pensate, a disposizione un vero e proprio nastro trasportatore e che portava i tronchi dalle foreste del nord del Veneto fino in laguna, i fiumi. Fortunatamente i tronchi galleggiano e quindi venivano tra i loro assemblati, legati, in modo da poterli far navigare, le famose zattere. E chi costruiva le zattere erano gli zattieri, che non solo le costruivano, ma anche le trasportavano lungo il percorso fino a Venezia. A parole adesso diventa difficile spiegare come veniva costruita una zattera, come si faceva navigare con una zattera. Ideale sarebbe poterne avere una qui. Occhio che te conto. Siamo a bordo della zattera che è stata ultimata dal gruppo, fenomenale gruppo degli zattieri del Piave. È una zattera lunga più di 22-23 metri e larga 4 metri e mezzo ed è stata costruita sicuramente a regola d'arte, esattamente come nei secoli quando il legname giungeva in laguna, veniva assemblata e poi fatta galleggiare fino qui in laguna. È un qualcosa di eccezionale, manufatto artistico e culturalmente elevatissimo, dove ancora grazie alla esecuzione e all'assemblamento di questa piattaforma galleggiante, va bene, si sono e si conservano fino ad oggi quelle che erano le tecniche che un tempo facevano sicuramente lustro non soltanto a coloro che le assemblavano, ma davano sicuramente nutrimento per la cantieristica e non solo veneziana, giungendo appunto dai fiumi, giungendo dalle montagne, giungendo dal Cadore, scendendo comunque dal Piave. Vi faccio vedere alcune cose che sono sicuramente belle da gustare. Ad esempio il sistema di legatura, che è un sistema non fatto con le corde, come vedete, ma è fatto con rami annodati, l'assemblamento delle tavole e dietro abbiamo il sistema di timoneria, che sono dei remi, anche questi comunque costruiti manualmente, va bene, e che sono sicuramente difficili da trovare in altre situazioni. Eccoli qua. Come è stato detto, dovrebbe essere l'ultimo manufatto costruito da questa associazione di zattieri del Piave, dopodiché sembra vogliano smettere, ma speriamo proprio di no, perché con loro andremo a perdere quella che è una manualità e una tecnica tramandata in generazioni di padre in figlio, che serviva appunto soprattutto a Venezia. Da queste zattere nasceva tutto, nasceva la palificazione, nasceva sicuramente quella che è la cantieristica che ha contraddistinto sin dalla Repubblica e fino a pochi decenni fa quella che è la nostra sicuramente grande storia. Se ti è piaciuto, condividi il video e metti un mi piace alla pagina.